Riccardo La Rosa, vice sindaco designato della coalizione che le amministrative di Mazara del Vallo sosterrà il candidato sindaco Giuseppe Siragusa, incontra il professor Rino Caputo, preside della facoltà di lettere all'Università di Roma Tor Vergata. Il piacere ancora una volta di essere qui con il professore Rino Caputo, carissimo amico, che ho avuto il piacere di ospitare a Mazara quando ero assessore. Mi ricordo abbiamo fatto hai fatto una bellissima prolusione all'anno accademico dell'Università Popolare di Mazara, certo. Del preside Ingrasciotto, che si ricorda sempre di te e ti manda sempre salute tramite me. Ricordo quel giorno quando sei venuto a Mazara, che impressione hai avuto? Sei rimasto poco, però insomma spero che Mazara ti abbia trasmesso qualcosa. Come lo ricordi quel momento? Ma intanto con una piacevole sorpresa. Ero arrivato pur con la compagnia di tale Virgilio, quindi da Dante così, che credeva di arrivare in una sorta di inferno. Invece la mia sorpresa, questo non l'ho mai detto, forse è la prima volta che lo tiro fuori, e invece è stata quella di aver apprezzato la bellezza di Mazara e soprattutto luoghi deputati alla cultura. Basterebbe davvero poco perché questi luoghi, che già sono rilevanti per sé, potessero assurgere proprio ad un momento di richiamo, sia per i temi e sia proprio per i contenitori culturali. Cioè l'immagine quindi che mi sono portato poi dopo questa piacevolissima così esperienza di soggiorno a Mazara è stata di una città bella ed elegante. Ci tengo, lo dico senza piaggeria, cioè ha tutte le caratteristiche Mazara per essere additata come una città grande contenitore di cultura, e quando dico cultura mi riferisco a tutte le manifestazioni artistiche e alla promozione anche di attività in cui finalmente con l'arte, con la cultura si mangia il panino, non come è stato detto in modo superficiale, per non dire altro, che con l'arte, con la cultura, con Dante Alighieri non si fa il panino. Noi nel mondo siamo quelli che siamo, talvolta al di là dei nostri meriti, perché ancora oggi ci ritengono i figli di quelle bellezze e di quelle personalità che nei secoli scorsi hanno definito la civiltà. Sono rimasto colpito anche da un altro elemento, la stratificazione della città, cioè la città come luogo di incontro anche di comunità culturali prima ancora che etniche. Ecco, questo mi ha colpito, questa è una specificità di Mazara anche rispetto ad altre città piccole, medie o grandi della Sicilia stessa. Che tu conosci molto bene, insomma, perché ricordo sei il presidente della Pirandelliana, insomma, una delle riviste. Sì, io dirigo la rivista internazionale Pirandelliana e in qualche modo qualcuno mi ha detto ti dobbiamo dare la cittadinanza siciliana onoraria, perché effettivamente ho sempre valorizzato, io sono nato nel Gargano, quindi sono, diciamo, appartengo ad una realtà che è Levante più che Sud, però ho sempre visto la Sicilia come parte integrante della cultura italiana e lo sostengo, ma insomma non sono io che me lo invento, basta vedere la storia della letteratura italiana. Chi sono i grandi narratori italiani in lingua italiana? Sono grandi siciliani, da Verga fino a Consolo, passando per Tomasi Lampedusa, Vittorini, Pirandello, De Roberto, Capuana, Borgese, insomma potrei continuare con quelli. Quindi, voglio dire, la Sicilia è da questo punto di vista è la letteratura italiana, insomma, del Novecento. Ricordiamo che tu attualmente sei professore ordinario all'Università di Vergata, di lettere, alla facoltà di lettere. Insegno letteratura italiana. Insegno letteratura italiana, e quando sei stato da noi eri addirittura preside della facoltà. Sì. Ricordi
quando sei stato giù noi abbiamo fatto diversi discorsi su quello che si potrebbe fare. Ti ricordi uno dei miei progetti qual era? Quello di fare le settimane della storia, facendo venire ogni tanto, ogni settimana, ma ogni settimana è magari un po' difficile, ma una volta al mese basterebbe, un personaggio del panorama culturale italiano che venisse a, a parlare di storia, della Sicilia in questo caso, ma storia nazionale, insomma. Certo. Pensi che è una cosa che possiamo ancora realizzare, o è uno dei progetti, o qualche altro progetto che potresti pensare? Io penso che appunto quando una città ha le strutture, i contenitori, diciamo così, per la promozione delle iniziative culturali, allora conta molto, no? Sì, certo, anche le risorse, per carità, chi più di me sa che no, con Italia all'università, altro che nozze con i fichi secchi, sono stati anni di vacche magre davvero, quindi per carità le risorse sono importantissime, ma quello che conta è la capacità di concretizzare progetti anche, come dire, non faraonici. Si tratta di avere delle buone idee, e in una realtà come quella di Mazara, ecco, si può essere davvero attrattivi, e cioè far sì che Mazara divenga un centro all'attenzione della cultura nazionale per le cose che promuove, e non ci vuole molto per promuovere cose di qualità. Penso per esempio al rapporto davvero tra presente e passato. Valorizzare la storia di Mazara significa, per esempio, scoprire quegli aspetti della storia, anche del luogo, che si legano immediatamente con la grande storia del Mediterraneo, con la grande storia dell'Europa. Penso ai tanti giovani che potrebbero essere davvero impiegati in queste attività culturali, ma non culturali sovrastrutturali, superficiali, diciamo, di superficie. No, no, io parlo proprio di impegni che valorizzino la città, il territorio, ma a partire da una qualità... Utilizzando i giovani nostri. Esattamente, esattamente, ma con un collegamento alto, per cui a Mazara non si fa, per carità, con tutto il rispetto, soltanto, ecco, l'incontro sul piccolo testo della persona amabile che magari ha scritto sul proprio vicolo, cose importantissime, ma anche, perché no, ecco, qualcosa che riguardi la grande storia, la grande cultura, la grande arte, ma si insedia questo progetto a Mazara. Non significa spendere tanti soldi, significa davvero mettere in giusto rapporto il progetto e le risorse. Secondo me le risorse vengono se la comunità sente che si sta lavorando nei suoi interessi, cioè per l'interesse della promozione dell'intera comunità cittadina. Io credo che da questo punto di vista, mi permetto insomma di segnalarlo, la sensibilità che Riccardo La Rosa ha avuto, allora io ricordo che ha insistito molto insieme ad altri amici perché io andassi a Mazara. Io non me lo sono fatto ripetere due volte perché amo, come si è capito, la Sicilia, e Mazara è stata una doppia sorpresa, ma la sua insistenza era riferita proprio all'occasione culturale che ci poteva essere. Io devo dire che sono ancora oggi, ricordo l'aula consigliare che è però, la chiesa del 1700. Che però, ecco, appunto, ricordo benissimo, sì, appunto, l'abside, la volta soprattutto, e il pubblico, come si suol dire, scelto, perché ho capito che lì c'era diciamo la comunità anche intellettuale di Mazara. Ricordo il vescovo in prima fila con cui ho scambiato diciamo cordialissimi discorsi, che portavo da fuori chissà che. Io semplicemente facevo coagulare quello che era però anche il sentimento l'acquisizione storico-culturale della comunità di Mazara del Vallo. Ecco, e quindi ho riportato poi questo ricordo di un'intesa, diciamo. Sì, ma hai suscitato un interesse incredibile, ricordi quanti interventi sì, del pubblico, appunto, le persone, ma d'altronde noi questo
l'avevamo valutato e ne avevamo parlato, bisogna offrire, cioè bisogna che ci sia l'offerta culturale perché sia stimolata la domanda. Se non c'è l'offerta, la domanda non è stimolata, e questo è il problema. Ma c'è anche un'altra cosa, io quel pomeriggio poi passeggiando nella piazza. Ma tu ricordi gli spaghetti all'aragosta, però. Quelli la sera, quelli la sera, sì, no, e non solo, e non solo. Sia il salato che il dolce, veramente ricordo. Ma pensavo proprio a come poteva essere usato quello spazio, che è anche uno spazio magico, ripeto, per chi non, come me, non conosceva Mazara. La sorpresa è stata doppia, perché non mi aspettavo di trovare tanta ricchezza architettonica, tanta qualità. Ecco, mi chiedo, chi se non un amministratore compreso della sua funzione deve poter trasmettere questa spinta, diciamo, no? Ecco, questo io credo compete a chi ha anche una responsabilità che è istituzionale, ma in quanto tale è sia amministrativa che politico-culturale. E quindi il trucco è portare la gente a Mazara e farla innamorare di Mazara, come abbiamo fatto con te. Un momento che potremmo ripetere. Sì, io per carità sarò sempre lieto, ma credo che, ecco, attraverso questa progettazione Mazara può diventare davvero un riferimento non effimero, non episodico, e mi permetto di dire anche non opportunistico, perché spesso è accaduto, no? Anche vicino a voi, posso fare questa battuta appena appena pettegola, forse in qualche paese vicino al vostro si è creduto che con qualche fuoco d'artificio si potesse realizzare qualcosa, e invece no, il botto può anche essere una cosa bella da inserire però dentro un processo appena appena più prosaico, ma sempre di grande convinzione intellettuale e culturale, che è quello di un progetto durevole. Ecco, in questo senso dico, sono sicuro che Riccardo La Rosa pensa questo, e pensa quindi di dare questo tipo di contributo alle sorti del comune di Mazara. Grazie naturalmente a persone come te, che di cui veramente mi onoro di avere l'amicizia, e soprattutto, ecco, persone che avremo la possibilità di far venire a Mazara e innamorarsi di questa città che io sono convinto, come sei convinto tu, ma io partigianamente, insomma, io sono mazzarese dalla testa ai piedi, come so dirsi, anche se sono tantissimi anni che sto fuori, però mi rendo conto che Mazara, basta portarcela alla gente che si rende conto veramente che abbiamo un patrimonio culturale immenso, non sfruttato, immensamente non sfruttato, questo è purtroppo la nostra carenza. E comunque il fatto di non essere presente fisicamente ogni giorno non significa nulla dal punto di vista proprio del rapporto intenso, perché come basti pensare all'attacco di un grande romanzo come Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini, c'è un legame che non si può interrompere. Tomasi di Lampedusa diceva che sia in positivo sia in negativo, a 20 anni la crosta è fatta. Ecco, una volta tanto diciamolo in positivo, la crosta permette di avere questo legame organico per la valorizzazione della propria terra. Grazie veramente delle tue parole, e spero che i miei concittadini ne facciano tesoro, al di là di come andranno le cose naturalmente. Beh, intanto io faccio gli auguri e poi davvero grazie, arrivederci. Grazie.